diretta, come vi avevo preannunciato, ospite del nostro quotidiano approfondimento oggi è la professoressa Campanile, che è la preside dello storico liceo classico Pietro Giannone di Caserta. Probabilmente in passato giornalisticamente invitare la preside di un istituto non avrebbe avuto molto senso, ma adesso la scuola è completamente cambiata, è cambiata la comunicazione da parte delle scuole, è cambiato proprio la gestione degli istituti stessi, che sono una gestione che è diventata un po' più imprenditoriale, si parla di offerta formativa, si parla di iniziative importanti, poi ne parleremo in questo quarto d'ora, ci sono state anche notizie importanti da parte del liceo classico Giannone, come per esempio un'onorificenza importantissima come quella che è stata data a un ex allievo, Michele Gammella. Preside, ci parli di tutto questo. Dire che le scuole si sono trasformate in senso imprenditoriale è sicuramente esatto. Ovviamente noi parliamo di una imprenditorialità volta a una funzione etica, certo, un'azienda di interesse pubblico, non di interesse privato, che ha tra i suoi principali obiettivi quello dell'educazione e della formazione. La società non è abbastanza informata, anche se è molto esigente, ma su punti formalmente spesso irrilevanti e non di sostanza, su quanto la scuola sia cambiata, su come si sia dotata di tecnologie, di mezzi, di una didattica innovativa, di come lavori molto con l'estero, di come sappia utilizzare i fondi europei, bene molto di più delle istituzioni che sovrintendono per esempio le città metropolitane, tant'è che ci sono tanti fondi europei che tornano indietro perché non sono spesi. Questo nelle scuole non accade. E la scuola casertana è nel suo complesso una scuola che utilizza questo taglio di imprenditoria volta all'interesse pubblico e di saper utilizzare i fondi europei. Questo però, in tutto questo, gioca molto la capacità del preside. Ora non vogliamo fare, non perché c'è lei ospite, però è la verità, il ruolo del preside è diventato ancora più importante, essenziale. Purché abbia attorno a sé un ottimo staff, perché da solo non andrebbe lontano. Si è voluto creare con una serie di normative, l'autonomia giuridica degli istituti scolastici e il 165 del 2001, la figura del dirigente pubblico manager. In realtà è una sorta di aborto legislativo, perché il vero dirigente pubblico è quello che ha, dicevano i latini, consilium ac pecunia, cioè assoluta autonomia decisionale e assoluta disponibilità finanziaria. Il dirigente della scuola pubblica oggi non ha né l'uno né l'altro. Noi amministriamo veramente in autonomia una scuola come la nostra, circa 8.000 euro, quelli che noi possiamo destinare in piena libertà alla sicurezza, all'acquisto dei detersivi, all'analisi delle acque che è obbligatoria per legge, agli emolumenti destinati al responsabile per la sicurezza e al medico competente. Di questo noi possiamo disporre veramente in autonomia secondo il dettato giuridico. Per tutto il resto noi abbiamo i cosiddetti vincoli di bilancio. Poi possiamo partecipare ai fondi europei, ai bandi, ma anch'essi sono vincolati. Per cui è una autonomia fittizia. E devo dire, neanche nelle ultime linee di riforma del programma La Buona Scuola, tra le tante proposte, molte delle quali sono anche condivisibili, non c'è neanche un occhio al problema della dirigenza, a questa collocazione giuridica che non è maturata del tutto fino alla fine, cioè è svuotata, se non nel nome, di poteri effettivi. Quindi in pratica, preside, se il dirigente scolastico non si sbraccia davvero le maniche, la scuola crolla, perché i fondi, di fatto, se lei ci parla di 8.000 euro, è come se fossero inesistenti. Quindi da parte del governo c'è davvero poco. Ovviamente non è colpa né di questo né di altri governi, ma di una concatenazione di mancate riforme, di riforme a metà che si susseguono da quella storica gentiliana, che costituisce ancora oggi l'ossatura della scuola pubblica. Lo scheletro portante poggia ancora su alcune leggi decreti e sulla divisione degli indirizzi che, dopo i tre cicli di riforma, Moratti, Gelmini, D'Onofrio, Profumo,
è però ancora impiantata su quella del 23, del 24 e del 25, sostanzialmente è quello, la divisione tra licei tecnici e professionali. Se non si affronta una riforma globale, qualsiasi tentativo, pur volenteroso, di affrontare il problema, che deve essere affrontato tutto, non o i precari, o la formazione, o il reclutamento, o la riforma dei cicli, ma anche l'autonomia amministrativa vera, finanziaria vera, gestionale vera. Se noi potessimo sceglierci il personale, e non essere costretti a prendere dalle graduatorie, dove troviamo sicuramente degli ottimi professionisti, Certo. ma non sempre potrebbero essere quelli adatti a quel tipo di offerta formativa, ecco, già basta dire questo: se non passa questo insieme a una vera autonomia finanziaria, il salto verso l'Europa non si fa. Però devo anche dire un'altra cosa: c'è una serie di diciamo notizie fuorviate e fuorvianti presso l'opinione pubblica. Noi siamo abituati a pensare che la scuola italiana sia agli ultimi posti perché i parametri di Lisbona, i parametri della Commissione europea si basano spesso non tanto sui metodi di apprendimento, ma Sulle sul campo risorse. da golf, sulla piscina. Certo. Allora non è quello che fa la differenza. Molti non sanno che c'è una squadra di top manager a livello europeo, una specie di club, no, delle supermenti manageriali, che ha scelto di prendere casa i figlioli in Italia e di fargli fare il liceo a Roma, perché considerano i licei classici in particolare e le scuole d'Italia le migliori del mondo. Ma questo nessuno lo sa, nessuno lo dice. Infatti le menti italiane sono invidiate in tutto il mondo e purtroppo espatriano dall'Italia. Ma parliamo di cose positive, appunto. Il liceo classico Giannone, in apertura io parlavo di comunicazione. La comunicazione è fondamentale anche per le scuole e dal liceo classico Giannone di Caserta davvero ci arrivano, a noi giornalisti, arrivano email in continuazione per le cose concrete che vengono fatte. L'ultima, in ordine di tempo, è un'onorificenza importante che è stata data ad un ex allievo. Lo dicevo in apertura, Michele Gammella, che già si è distinto negli altri anni, ne abbiamo sentito parlare, ma quest'anno davvero è andato dal Presidente della Repubblica. Perché? Perché è stato insignito dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro, quindi è stato scelto per la sua carriera scolastica brillante tra i 25 migliori ingegni d'Italia. Michele Gammella, oltre a essere un bravissimo e dotatissimo studente, quando ha fatto l'esame c'era un quarto della città ad applaudire in piedi in lacrime, che sono venuti apposta a sentirlo. Ma ecco, a parte questo, ha delle doti umane che sono veramente quelle che un preside di liceo classico può sognare per i suoi studenti, oltre che per i suoi figli. La probitas, l'honestas, la fides e la prudentia. Le ha veramente tutte. Ed è entrato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Quindi, tra l'altro, ecco, possiamo dire che l'orgoglio che ci dà Michele è condiviso con i 70 maturandi che sono entrati nelle università a numero chiuso, il San Raffaele, la LUIS, la Bocconi, Harvard e Cambridge, oltre che alla Scuola Normale e alla Galileiana di Padova. 70 su 130 candidati, i nomi sono tutti sul sito, sono consultabili, vuol dire che non siamo autoreferenziali, Certo. riconoscono gli altri questa preparazione. Questo è un orgoglio per il ragazzo, per la città e naturalmente per il liceo che ha frequentato e che lo ha plasmato. Ma non è solo questa la notizia importante che viene dalla comunicazione del liceo, davvero ce ne sono tante, ce ne racconti qualcuna? Ci fa piacere ricordare, per esempio, ecco, una giornata tipo al liceo Giannone. Ieri alle 7:30 tutte le seconde hanno fatto visita alla Villa Adriana a Tivoli, si erano preparati leggendo le memorie di Margherita Jürsenheim, tutto il periodo imperiale, la figura di questo imperatore, filosofo, poeta, no? Animula, vagula, blandula, hospes comesque corporis. Alle 8:30 c'era un'altra parte che invece è andata alla Ferrari Orso, in Brigata Garibaldi, sempre nella stessa giornata.
ad assistere a un briefing di comando, come si organizza un'operazione di salvataggio, presidio del territorio, prevenzione di devastazione ambientale oppure messa in sicurezza per una calamità naturale, come si danno gli ordini, come si fa fronte alle emergenze, qual è la concatenazione tra il comando e il successo dell'operazione. Sempre nella stessa giornata, esperimenti di scienze per le terze classi, presentazione del libro della scrittrice Lucente in Aula Magna e preparazione di un altro gruppo di giovani alla giornata mondiale della gioventù di Cracovia. E poi abbiamo fatto latino, greco, italiano, storia. Esatto, ovviamente, ecco. Ovviamente. E le giornate del Giannone sono tutte così. Siamo completamente lontani, proprio tanto, tantissimo, dall'idea che si aveva un tempo del liceo classico dove i ragazzi sono con le teste nei vocabolari, nei rocci e così via, solamente a studiare di greco e di latino. Invece davvero dà una formazione a tutto tondo. Assolutamente sì, e adesso per le celebrazioni che si avvicinano del 4 novembre noi avremo una cerimonia tutta nostra all'interno della scuola, perché noi abbiamo 12 medaglie d'oro caduti nella guerra di Libia, nella terza guerra d'indipendenza, nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale. E la storia del Giannone, che nasce nel 1815 e nel 1865, è parallela alla storia dell'Unità d'Italia. E pochi sanno che le principali vie di Caserta, via Tescione, via Michele Ferrara, piazza Andolfato, sono dedicate ai giannoniani caduti in guerra. Ma abbiamo anche scienziati illustri come Anastasia Guerriero, ahimè scomparsa anche lei, che è stata una pioniera della ricerca oncologica. Questa grande tradizione non deve essere ovviamente solo un vanto per autoreferenzialità, però ecco, si deve concretizzare in un futuro, in uno stimolo, in uno stile di vita, direi. Esatto. I ragazzi del liceo Giannone si sono sempre distinti in non soltanto a livello scolastico, in generale un po' i licei classici portano avanti uno stile di vita che è un po' diverso rispetto agli altri che si insegnano, insomma, che si imparano all'interno degli istituti. Questo perché? Sicuramente è il tipo di studi che porta a una riflessione particolare, a un'attenzione particolare ai valori dell'humanitas, quindi sono abituati a riflettere, a confrontarsi alla laicità del pensiero, pur nel rispetto della sfera religiosa e spirituale. Certo. E ovviamente chi studia Lisia, Demostene, Cicerone, Protagora è abituato allo scontro dialettico e quindi tutta la loro formazione si fonda su questo. Questo dà un approccio alla realtà che si traduce anche in uno stile di vita. E poiché per correttezza devo immaginare che i miei studenti potrebbero in questo momento ascoltarmi, ho il dovere della massima sincerità. Anche i studenti del liceo classico scalpitano perché passano troppe ore su Rocci e sul Badellino Gheorghes. Però noi diciamo loro: in un mondo così competitivo, alla fine poi dei 5 anni, entrare nelle migliori università a numero chiuso è la migliore risposta al sacrificio che vi si chiede. Certo. Preside, siamo davvero in chiusura, le prossime iniziative, i prossimi comunicati, la comunicazione su cosa verterà? Sicuramente su tutte le celebrazioni legate al 4 novembre, alle celebrazioni storiche della Grande Guerra, alle quali il Giannone porta una pubblicazione, una serie di ricerche su inediti che sono conservati nel nostro archivio e porta il tributo delle medaglie d'oro del sangue dei giannoniani. Quindi il 4 novembre. Sì, queste sono proprio quelle a breve. E poi Maurizio De Giovanni, Jacques Blamont, gli astrofisici che saranno ospiti in collegamento da Harvard. Qualche cosa non la diciamo, se no non c'è più la sorpresa. Recentemente c'è stato Tony Servillo per le celebrazioni di Edoardo, lui è un ex allievo. Quindi insomma, è un work in progress. Di sicuro non ci sarà. Spero proprio di no, lo dovremmo chiedere ai nostri ragazzi. Di sicuro vi posso dire che non si annoia il dirigente. Questo è certo. Preside, io la ringrazio per essere stata in nostra compagnia, per averci fatto conoscere la realtà così bella del liceo classico Giannone, che poi è il primo liceo di Caserta, se non erro. Come anno di istituzione, che sì.
E allora grazie alla preside Campanile e grazie come al solito a voi per averci seguito sin qui. Arrivederci. Grazie.